Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards, inaugurata con l'Università Bocconi di Milano, OTB Foundation non ha intenzione di fermarsi. La ONLUS ha infatti deciso di ampliare il progetto di empowerment femminile, tessendo una rete di collaborazione con altre 5 università italiane, private e pubbliche. Le strutture che hanno sposato l'iniziativa per il prossimo anno accademico sono la LUIS Guido Carli di Roma, l'Alma Mater di Bologna, la Ca' Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Padova. Questi atenei contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine, volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il nostro paese e le sue aziende. In questo momento, secondo me, più che mai, le donne hanno bisogno di emergere. L'abbiamo visto durante la pandemia, l'importanza della donna, l'abbiamo visto adesso con le Ucraine. L'importanza delle mamme che sono scappate con i bambini e vediamo appunto la resilienza e la forza e tutte le caratteristiche che determinano la qualifica della donna. Voi come arrivate a in qualche modo sponsorizzare questo progetto così importante per donne che se lo meritano ma magari non hanno le condizioni per fare, come dire, una sorta di upgrade? Sì, Brave Women Awards è dedicato alle ragazze che hanno superato il triennio delle magistrali con un curriculum alto e non hanno possibilità economiche per fare il master. E quindi noi aiutiamo ragazze che hanno un ISEE familiare basso, hanno voglia di fare, perché comunque chiediamo alle ragazze di fare l'application. Una volta fatto l'application le vogliamo incontrare e capire e vedere che abbiano queste caratteristiche di leadership, di voglia di fare, di cambiare le cose che in Italia abbiamo bisogno. Abbiamo scelto poi dei master noi molto particolari sia nella pubblica amministrazione che nel management azienda, soprattutto nelle materie di STEM in cui le donne oggi sono poco presenti, quindi materie tecnico-scientifiche in cui le donne sono poco presenti e lavori in cui invece c'è grande necessità e grande ricerca in questo momento. Le state cercando anche in questo momento? Sì, le application sono ancora aperte, appunto in tutte queste 5 università che abbiamo menzionato, trovate tutto nel nostro sito che è otbfoundation.org e quindi se avete necessità scriveteci. Ecco, le donne perché? Perché la donna in questo momento deve essere valorizzata, siamo comunque in un momento in cui abbiamo ancora disparità. Per cui non mi piace parlare di parità di genere, perché mi piace dire che siamo invece, dobbiamo evidenziare la diversità di genere, siamo veramente diversi ed è questa complementarità nella diversità che ci rende ancora più importanti. Io vedo le donne sedute nei board quando ci sono solo uomini che fanno la differenza, la donna ha delle caratteristiche di empatia, di sensibilità, di vedere i progetti più a lungo termine, più pazienza, più resilienza che l'uomo non ha, quindi queste caratteristiche messe insieme in un board vedo che fanno la differenza. Thank you.